un bel tacer non fu mai scritto. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Me lo ripeteva spesso mia nonna. Mia nonna Gioconda, classe 1910. Perché fin da bambino avevo un po' la tendenza a sbottare ogni tanto, essere un po' così fumino. E quando mi prendevano quei 5 minuti, forse anche meno, tiravo fuori delle cose terrificanti. Perché con la parola mi veniva bene svuotare l'animo, così come con un profondo conato, tirare fuori tutto. È col tempo che impari che bisogna veramente tenere dentro, mantenere il silenzio. Come dice quella famosa battuta di un santo che amo molto, se non puoi lodare, taci. Invece ci viene così facile, tantissimi modi, nelle conversazioni con gli amici, sui social, nelle trasmissioni TV, nelle biografie, parlare male degli altri. Una battuta buttata lì, magari anche dall'alto, dalla mia autorevolezza, che fa sembrare tutto più impegnativo, tutto più pesante. Cosa ci guadagno? Qual è il risultato che ottengo? È qualcosa che può portare del bene a tutti? E allora, perché? E lo dico con grandissima fatica, perché a me costa veramente tanto nei momenti in cui perdo il controllo. E capita di perdere il controllo, anche questa è una cosa da sottolineare. Per quanto tu possa essere controllato, capita di perdere il controllo, di essere travolto da quello che provi in quel momento, per quanto ti sforzi di non farlo. Ecco, in quel momento è meglio stare con le orecchie tappate, perché non riesco a controllare quello che dico. Non voglio certo darmi degli alibi, non voglio certo crearmi delle scuse, dico che più si limita questo fino ad arrivare al zero, tendente allo zero come il limite, che però allo zero non ci arriva mai, il limite, il concetto è quello, meglio è. Che cosa ne dite? Ma tanto, anche oggi piove. Buongiorno e buon caffè. No, è la buona. Punto meteorologico non c'entra col caffè, ma c'entra col fatto che anche oggi piove.